Il sindaco di Cesio Fabio Natta è qui in qualità di vicepresidente di ANCI Liguria, delegato dal presidente Bucci. Ecco, i comuni guardano con attenzione ovviamente al tema infrastrutture. In un entroterra fragile forse l'attenzione deve essere maggiore. Assolutamente, noi abbiamo un problema infrastrutturale che conoscono tutti, che abbiamo tra virgolette denunciato anche in sede nazionale, proprio come ANCI ancora di recente, che riguarda tutta la nostra regione, in particolar modo il Ponente Ligure e in una declinazione ancora più grave l'entroterra, e entroterra inteso in senso vasto, perché che guarda anche altre regioni come il Piemonte, come la provincia del Cuneo nel nostro caso specifico. Ma il problema infrastrutturale Ligure necessita di risposte immediate. Il fatto che oggi siamo qua nel concreto a individuare un percorso appunto fattibile e finalmente attuale, che è quello del completamento della statale 28 con l'Armo Cantarana e non solo, ecco, dà un po' di speranza a tutti noi. Non è un'opera che diciamo può risolvere tutti i nostri problemi, ma è un passo in avanti importante, deve essere inserita in un contesto più ampio, senza dimenticarci che noi siamo una terra di confine, di frontiera, e che quindi non siamo solo marginali rispetto al paese, ma siamo centrali rispetto all'Europa, e anche l'entroterra ha il suo ruolo in questo. Quindi tutti i comuni liguri comunque sono a fianco, diciamo, dei comuni dell'imperiese e del cuneese in questa battaglia per ovviare a questo deficit infrastrutturale ormai ultradecennale, che deve essere necessariamente risolto.